4 febbraio 1900. Nasce a Neuilly-sur-Seine, nell'Île-de-France, Jacques Prévert. Negli anni 30, Prévert si dedica alla scrittura teatrale, dedicando le proprie energie ad affrontare temi sociali. Ma è l'amore il fulcro intorno al quale ruota la creatività del Prévert poeta. Un amore inteso come modo per salvare il mondo. Nel 2000, il Nouvel Observateur scopre in Francia una vecchia signora, Claudie Carter, ispiratrice dell'indimenticabile Les Feuilles Mortes. Jacques mi chiamava la sua fogliolina, racconta Claudie. Io avevo 16 anni e lui 38 e adoravo calpestare le foglie secche e farle scricchiolare sotto i piedi. Prévert muore in Francia nel 1977.